La città non conosce il litorale, la città non sa quali sono i problemi del litorale, perché non li vive, vive il momento in cui viene la domenica a prendere un gelato, vive le proprie vacanze estive, ma non vive i tutti i giorni, l'assenza di illuminazione, il degrado delle strade, il degrado delle pinete, l'abusivismo commerciale che strozza il commercio legale di gente che paga le tasse e lavora tutto l'anno. In più negli ultimi anni è avvenuto che i servizi sono andati via dal litorale, stanno andando via dal litorale. Prima l'ospedale, ora anche la Stella Maris, e d'inverno il litorale non ha economia. Qualche domenica e nulla più se non piove. E i commercianti sono arrabbiati, non ne possono più, e coloro che vivono indirettamente delle attività commerciali, perché il commerciante, l'imprenditore ha bisogno dell'operatore che in qualche maniera lo aiuta nella sua attività imprenditoriale. C'è una forte crisi data anche dal calo del turismo complessivo, e quindi la rabbia è forte e l'amministrazione comunale dovrebbe essere più presente sul territorio, fisicamente presente, per parlare con la gente, perché la gente ha bisogno anche di spiegare le proprie motivazioni. E quando piove un lago a Tirrenia, e quando tira il libeccio a Marina arriva la ghiaia. Questo è il problema del litorale, che sfuggono all'amministrazione comunale, che sfuggono alla città, e la gente è sempre più arrabbiata. Quindi non dobbiamo meravigliarsi se a volte si supera i livelli istituzionali, come è avvenuto oggi. Dobbiamo dialogare con la gente del litorale.